L'associazione Cuochi Salernitani ha scelto anche quest'anno l'Istituto Alberghiero di Sant'Arsenio per la biennale manifestazione di convegno, giunta alla 16ª edizione, con il concorso gastronomico regionale Profumi e Sapori della Tradizione Campana, trofeo Banca Montepruno. Gli alunni di 8 scuole campane ai fornelli nelle cucine dell'Istituto Alberghiero Sant'Arsenese per elaborare una ricetta di cucina a base dei prodotti del territorio di provenienza. Inoltre, nel corso della mattinata si è tenuto un convegno dal titolo La valorizzazione dei prodotti tipici del territorio attraverso le professionalità dell'enogastronomia. I piatti elaborati dagli alunni saranno presentati al pubblico ed il vincitore del concorso sarà decretato questa sera nel corso di una serata di gala in programma al ristorante Paondo Re. Inoltre questa sera sarà consegnato il premio Roberto Virtuoso edizione 2016 al maestro pasticciere Domenico Manfredi della premiata Pasticceria degli Editeggiano e allo chef ristoratore Pasquale Vitale del rinomato ristorante Pascalò di Marina di Vietri sul Mare. Sono onorato che sia presente l'associazione Cuochi Salernitani in questo istituto, perché dà lustro soprattutto al nostro istituto e poi fa sì che i nostri allievi possano apprendere quanto di meglio danno questi funzionari della regione e anche delle persone specializzate proprio per quanto riguarda l'alimentazione, soprattutto per il patrimonio che abbiamo della dieta mediterranea. Siamo alla seconda edizione perché abbiamo questo impegno biennale con l'associazione proprio per promuovere i prodotti e dare la possibilità ai ragazzi delle scuole alberghiere, che è tutto fatto per loro, per confrontarsi soprattutto, non è una vera e propria gara, anche se loro l'emozione insomma la dice tutta, però diciamo c'è questo confronto ed è una cosa bella perché è un'opportunità che diamo ai ragazzi di confrontarsi, di decidere diciamo del loro futuro e sono le prime esperienze. I prodotti zootecnici e lattiero-caseari in questa provincia hanno un ruolo importante per la presenza di numerosissime aziende, soprattutto nelle aree più interne di questa provincia, dedicate soprattutto alla lavorazione del latte, alla trasformazione in prodotti di eccellenza. Quindi indubbiamente è un modo per dare valore aggiunto alle produzioni di queste aziende, ma anche un'importante possibilità di presidio del territorio e di sviluppo dell'economia locale, sicuramente. L'arte culinaria si è arricchita di questi tanti prodotti forniti dall'agricoltura e nonché dalla zootecnia. Poco fa si parlava di formaggi particolari, si parla di coltivazioni particolari, per dirne uno il pomodorino giallo e il pomodorino del Piennolo, tante varietà di prodotti dell'orto. Pensiamo che questi prodotti hanno avuto una grande diciamo risonanza nel nord Italia, i famosi prodotti poi che sono diventati di quarta gamma.